documentario tratto dallo straordinario bestseller di David Icke, Ricordati chi sei, dove vivi e da dove provieni, del 2013. Produzione originale Kill Dogma TV. Questa è la parte numero 21. Tesla riuscì a generare artificialmente violenti temporali che provocarono centinaia di incendi boschivi e mandarono in tilt la rete elettrica in due stati. Qualcuno di voi ritiene che la tecnologia ARP possa influenzare le condizioni meteorologiche? Certo che può. È ciò che ha fatto per decenni, dapprima ai suoi esordi, creando le nuvole per produrre pioggia e ora inducendo siccità artificiali. Piogge estreme e incessanti, tempeste di neve, tornado, uragani, insomma, praticamente qualsiasi cosa venga decisa. Vi ricordo che nella parte precedente vi ho messo tutti i documenti, prove ufficiali al riguardo. I nativi americani e altre popolazioni tribali erano in grado di modificare le condizioni atmosferiche con le danze della pioggia e altri metodi simili, generando un campo elettromagnetico che causava la formazione di nuvole di pioggia. Il tempo atmosferico è semplicemente energia che vibra a determinate frequenze e producendo tali frequenze si può ottenere la conseguente condizione meteorologica. È tremendamente semplice. Il Wall Street Journal riportò la notizia di un'azienda russa chiamata Elite Intelligence Technologies che vendeva attrezzature per il controllo del tempo con lo slogan "Tempo su ordinazione". Igor Pirogov, uno dei direttori della Elite, affermava che la tecnologia in loro possesso avrebbe potuto trasformare il devastante uragano Andrew del 1992 in una piccola e debole burrasca. Certo, e con la tecnologia attualmente disponibile per modificare le condizioni meteorologiche, in particolare con ARP, si può anche fare l'opposto. La manipolazione meteorologica è stata vincolata 40 anni fa alla legge internazionale con la Convenzione delle Nazioni Unite sulla proibizione dell'uso militare o d'ostile di tecniche di modifica ambientale, abbreviato in NMOD. Avrebbero mai introdotto delle leggi per impedire qualcosa che ritenevano non si potesse fare, secondo voi? Il tempo atmosferico viene costantemente manipolato e i sionisti rothschildiani sono fortemente coinvolti in questi esperimenti. Alcuni scienziati israeliani suggerirono persino l'utilizzo di batteri letali di Escherichia coli da disseminare nelle nuvole. Gli scienziati pazzi esistono davvero, in gran quantità, e visto il loro grado di follia, di nascosto possono aver già fatto qualcosa di simile. Cosa vuoi che sia un po' di Escherichia coli, quando hai il coraggio di far esplodere ordigni nucleari nelle fasce di Van Allen e produrre buchi nella ionosfera? Il progetto ARP è un ingranaggio ben oliato del meccanismo globale delle stirpi e come tale viene utilizzato. Ad esempio, è possibile alterare le condizioni meteorologiche e dare la colpa al cambiamento climatico. Al Gore riporta casi estremi come siccità, inondazioni e incendi boschivi per vendere la sua grande menzogna, mentre tutto ciò può essere facilmente causato da ARP. Nella prima metà del secolo scorso, Tesla scatenò centinaia di incendi con la sua tecnologia. Le stirpi vogliono destabilizzare e assumere il controllo del Pakistan ed ecco che nel 2010 inondazioni devastanti oltre ogni limite colpiscono il paese. Quasi un quinto del territorio pakistano venne coperto dalle acque e circa 20 milioni di persone persero la loro casa e i loro beni. 2.000 perirono. Vi era la firma di ARP sui mortali tornado multipli che si abbatterono sul Midwest americano, gli Stati Uniti medio-occidentali nel 2011, quando la regione fu anche teatro di piogge torrenziali che ingrossarono i fiumi Mississippi e Missouri a livelli record, accompagnate da ampie nevicate sulle montagne che alimentano i fiumi stessi. Un tornado di proporzioni storiche colpì la regione medio-occidentale
e nord-oriente della nazione americana. Divenne famoso come Super Outbreak, grande esplosione, con 300 tornado tra il 25 e il 28 aprile e oltre 300 persone uccise. A un certo punto ci furono addirittura 118 tornado in 24 ore. Scommetto che alla struttura di ARP se la ridevano come matti, ma che divertimento. Secondo i dati del suo sito, in quel momento ARP era operativo e il personale, incaricato di calcolarne l'impatto sulle condizioni meteo, aveva assolutamente previsto sia le tempeste sia i tornado. I tornado vengono causati da un campo elettromagnetico che ruota su se stesso molto velocemente, e lo stesso vale per gli uragani. Crearli è un gioco da ragazzi per ARP. Scatena un uragano su New Orleans, fai saltare gli argini con l'energia dirompente che hai a disposizione e sei pronto per assumere il controllo della città. Un altro bersaglio delle stirpi è costituito dagli agricoltori che non lavorano per le multinazionali degli illuminati. Mentre scrivo, i fiumi Missouri e Mississippi, gonfi più che mai, si stanno muovendo con la loro massa record di acqua verso il mare. Le fattorie sono state inondate e gli argini demoliti per proteggere la popolazione più a valle. O almeno questo è ciò che ci dicono, e intanto assistiamo via via alla distruzione di vaste aree coltivate, di beni e comunità agricole indipendenti. Il governo federale ha inviato delle lettere ai contadini offrendo di far comprare le loro terre dal corpo degli ingegneri dell'esercito, lo stesso corpo che ha ordinato di rompere gli argini con la pretesa di proteggere la popolazione da ulteriori flussi verso valle. Ma si è trattato semplicemente di una truffa per rubare la terra alla gente. Soros è stato colto dalla frenesia dell'acquisto e ora sta comprando le fattorie e le aziende di stoccaggio dei cereali in America e in Australia tramite una società chiamata Gavilon. Il controllo delle forniture alimentari è d'obbligo per le stirpi, che stanno pianificando di creare intenzionalmente carenze alimentari in Occidente, così come hanno provocato carestie in Africa e altrove. Controllo delle condizioni atmosferiche uguale controllo degli alimenti. Un altro effetto potenziale che deriva dal controllo meteorologico da parte di ARP è la manipolazione delle correnti a getto, con l'alterazione del naturale flusso da ovest a est dei sistemi di alta o bassa pressione per convogliare e dirigerle verso aree bersaglio. Sappiamo che le correnti a getto si formano a causa della rotazione terrestre e per il riscaldamento atmosferico. ARP può inoltre causare seri problemi al campo magnetico terrestre, che infatti mostra già parecchi segni di destabilizzazione. Il quotidiano britannico The Independent ha riferito che il polo nord magnetico si sta spostando più velocemente che mai rispetto ad altri periodi della storia dell'uomo, diventando un pericolo per qualunque cosa, dalla sicurezza dei sistemi di trasporto moderni agli itinerari tradizionali di viaggio degli animali migratori, chiusa citazione. Da due secoli il nord magnetico si trova in prossimità delle gelide zone selvagge dell'isola di Ellesmere in Canada, ma ora si sta muovendo alla velocità di circa 65 km all'anno in direzione della Russia, e nell'ultimo decennio tale velocità è aumentata di un terzo. Questo provoca nelle bussole un'alterazione di un grado ogni 5 anni e di conseguenza la US Federal Aviation Administration, amministrazione federale dell'aviazione degli Stati Uniti, ogni 5 anni deve rivalutare i codici delle piste di atterraggio per mantenerli sincronizzati con la strumentazione aerea. Gli scienziati, ma non solo, ipotizzano che questi fenomeni siano il preludio a un capovolgimento o un'inversione dei poli magnetici che, a quanto è stato calcolato, sarebbe avvenuto l'ultima volta all'incirca 780.000 anni fa, all'inizio di quello che si ritiene il periodo stabile più lungo degli ultimi 5 milioni di anni. Potrebbe trattarsi di un fenomeno naturale, ma potrebbe anche non esserlo. In qualche modo siamo tutti sincronizzati con il campo magnetico e ciò vale ancor di più per la fauna, incluse le balene. I delfini,
gli uccelli e tutti gli animali dotati di antenne direzionali guidate dall'interazione con il campo. Se è necessario cambiare i codici di atterraggio per mantenere i velivoli sulla rotta corretta, naturalmente anche gli animali dovranno riprogrammare i loro, tra virgolette, navigatori satellitari. Ogni anno migliaia di balene, delfini e focene si arenano sulle coste di tutto il mondo. Le località più comuni sono Cape Cod in America e le spiagge della Nuova Zelanda. Un esempio è rappresentato dalle 107 balene pilota morte dopo essersi arenate a South Island in Nuova Zelanda. Ancora più misteriose sono le morie di uccelli e animali marini. Una volta milioni di pesci sono stati trovati morti in un porto della California, figura 292. Ecco un elenco di volatili e di esemplari appartenenti alla fauna marina inspiegabilmente ritrovati senza vita. Per alcuni casi possono esserci spiegazioni differenti, ma sono certo che queste morti di massa, per la maggior parte, sono legate tra loro da un elemento comune. Migliaia di uccelli sono caduti dal cielo e circa 100.000 pesci sono morti nello stesso istante in una stessa zona dell'Arkansas. Quindi esiste un fattore che accomuna tutti questi avvenimenti, o perlomeno molti di essi, ed è assai probabile che questo fattore sia il progetto ARP. E ovviamente al giorno d'oggi dobbiamo includere le nuove tecnologie antenne installate in tutto il mondo. Infatti negli ultimi anni abbiamo raccolto le testimonianze di esperti da tutto il mondo su ogni specie, e le prove dimostrano che gli effetti devastanti sotto gli occhi di tutti hanno una causa comune. Nonostante i mainstream sino al giorno d'oggi continuano a denunciare queste morie etichettandole come misteriose. Ci hanno ceduto la loro mente. ARP è in possesso del potenziale per controllare in massa le menti della popolazione globale. Il cervello umano opera su determinate frequenze, e se su quelle frequenze vengono trasmesse delle informazioni, il cervello le decodificherà come se fossero i suoi stessi pensieri e le sue stesse percezioni. I pensieri e le percezioni di ARP diventeranno i pensieri e le percezioni dell'essere umano. E ora sentite questa. ARP è in grado di trasmettere nella stessa banda di frequenza del cervello umano. Questa banda è nota come ELF, acronimo di Extremely Low Frequency, frequenza estremamente bassa. Ogni pensiero ed emozione hanno una propria frequenza. Il dottor Puarich, ricercatore americano di medicina e parapsicologia, già 60 anni fa aveva compreso che i sensitivi, quando sono collegati, operano su una frequenza specifica, 8 Hz, mentre le frequenze pari a 10,80 Hz producono un comportamento rivoltoso e turbolento, e quelle di 6,6 Hz rendono la gente depressa. Puarich inoltre riuscì a modificare il DNA grazie a talune frequenze. Un altro degli scopi del progetto ARP. Già da parecchio tempo esiste una tecnologia in grado di manipolare le truppe nemiche mentalmente ed emozionalmente, per farle desistere e arrendere, ma ARP possiede il potenziale per fare tutto questo al mondo intero. Questi individui psicopatici hanno registrato le lunghezze d'onda delle emozioni umane e le hanno immagazzinate in una sorta di biblioteca delle emozioni per poterle indirizzare su un determinato bersaglio e innescare quelle stesse emozioni a livello individuale e collettivo, ad esempio messaggi quali «io non ho potere», «non c'è speranza, meglio rinunciare». Il dottor Andrew Mikrowski, specialista di tecnologie presso il Dipartimento di Stato canadese e presidente della Planetary Association for Clean Energy, associazione planetaria per l'energia pulita, già diversi anni fa scrisse che è possibile impiantare qualunque cosa nella mente di una persona, e tali innesti verrebbero elaborati dai biosistemi
come dati effetti generati dall'interno. Cito: parole, frasi, immagini, sensazioni ed emozioni potrebbero essere impiantati direttamente e vissute dai bersagli biologici in prima persona come stati, codici, emozioni, pensieri e idee interiori. Chiusa citazione. Una volta che una frequenza esterna si è sincronizzata con l'attività cerebrale, può modificarne la frequenza e di conseguenza anche gli schemi degli impulsi cerebrali. È ciò che viene chiamato entrainment. Quando le frequenze delle onde cerebrali cambiano, anche la chimica del cervello, i pensieri, le emozioni e le percezioni cambiano. Qualcosa di simile è stato fatto all'umanità per eoni, tramite la matrice Saturno-Luna, ma ora stanno incrementando questo sistema di controllo della percezione collettiva con l'utilizzo di tecnologie qui sulla Terra, e nel capitolo finale vi spiegherò il perché. Per oltre 60 anni negli Stati Uniti, in Russia, in Gran Bretagna e in Cina sono stati condotti esperimenti e ricerche segrete per poter controllare dall'esterno il cervello umano. È questa la massima aspirazione per coloro che sono ossessionati dal controllo sugli altri. Per aggiungervi aggiornamenti al giorno d'oggi 2022, nell'ultimo decennio hanno studiato, sperimentato e investito un sacco sul grafene, sempre per giungere alla lettura dell'attività cerebrale e la sua manipolazione. Vi basti fare una breve ricerca su Google, ricercando grafene attività cerebrale. Tornando al testo, negli anni 70 fu pubblicamente rivelata l'esistenza di messaggi per la manipolazione mentale elaborati in Russia e trasmessi negli Stati Uniti. L'esperimento divenne noto come Woodpecker Signal, segnale del picchio, perché era simile a un picchiettio ripetitivo. Il Woodpecker era un'elaborazione di un precedente esperimento russo che consisteva nel bombardare l'ambasciata americana a Mosca con microonde. Il Los Angeles Times riportò che l'ambasciatore americano aveva avvisato il suo staff che ciò avrebbe potuto causare problematiche emozionali e comportamentali, nonché malattie gravi come leucemia e cancro. Charles Bolen e Liu Lilin Thompson, gli ambasciatori colpiti dalle radiazioni, morirono entrambi di cancro, e nel 1976 il Boston Globe riferì che l'ambasciatore Walter Stoessel soffriva di una rara patologia ematica che gli provocava mal di testa e gli faceva perdere sangue dagli occhi. L'intelligence statunitense era al corrente da anni di questi attacchi con le microonde, ma all'ambasciata nessuno venne informato. Loro stessi volevano condurre l'esperimento per osservarne gli effetti. Questa è la mentalità che guida il mondo. Comunque, come ho già sottolineato, non esistono fazioni. Le stirpi manipolano tutti i paesi e per loro il mondo è un'unica nazione. Questo spiega la decisione, altrimenti bizzarra, delle autorità americane di vendere nel 1977 un super magnete di 40 tonnellate ai russi, ben sapendo che ciò avrebbe permesso loro di trasmettere dei segnali negli Stati Uniti. La tecnologia che aveva reso possibile il Woodpecker Signal venne fornita dall'intelligence, dall'esercito e dal governo degli Stati Uniti. Inviarono addirittura degli scienziati americani per installarlo, sfruttando la copertura della guerra fredda ancora in atto. Il Woodpecker era un esperimento delle stirpi che avrebbe condotto alla tecnologia del progetto ARP che abbiamo ai giorni nostri. Nel 1980 il tenente colonnello John Alexander scrisse un articolo sul Woodpecker in Military Review, la rivista ufficiale dell'esercito americano, e vi si leggeva: le tecniche di controllo mentale dell'Unione Sovietica, ideate per colpire un antagonista, sono a uno stadio avanzato. I metodi utilizzati includono la manipolazione del comportamento umano con l'impiego di armi psicologiche con effetti sulla vista, l'udito, l'olfatto, la temperatura, l'energia elettromagnetica o la deprivazione sensoriale. I ricercatori sovietici, studiando il controllo del comportamento, hanno anche esaminato gli effetti della radiazione elettromagnetica sugli esseri umani,
applicando queste tecniche contro l'ambasciata americana a Mosca. Essi sostengono che le frequenze estremamente basse, ELF, possiedano caratteristiche psicoattive. Queste trasmissioni a distanza possono essere usate per indurre depressione o irritabilità nella popolazione bersaglio. L'applicazione su larga scala delle bande ELF, con conseguenti modifiche del comportamento, potrebbe avere un impatto spaventoso. Chiusa citazione. Questo è ciò che potenzialmente ARP è in grado di fare, e anche di più, su scala globale. In altri libri ho ampiamente parlato della storia del controllo mentale e degli orrori che questa ricerca ha fatto subire a bambini e adulti negli Stati Uniti, in Gran Bretagna, in Germania e altrove. Sono state sviluppate delle tecniche che permettono dall'esterno il controllo totale sull'attività cerebrale, e il progetto ARP è stato concepito per trasmettere informazioni alle frequenze del cervello umano, che le persone poi decodificheranno come fossero i loro stessi pensieri, credenze ed emozioni. Questa è una parte importante del piano, che prevede il microchippaggio della popolazione globale. In tal modo si potrebbero comunicare informazioni al chip per manipolare le emozioni e la mente, o addirittura per uccidere a distanza. La natura crudele degli individui responsabili di tutto questo è molto evidente nel caso del dottor José Delgado, professore di fisiologia alla Yale University, uno dei ricercatori più noti nell'ambito del controllo mentale e collaboratore della CIA. La sua particolare area di interesse era il controllo del comportamento attraverso lo sviluppo di impianti elettronici. Nel 1969 Delgado produsse una relazione, e nel 1974 le sue osservazioni vennero incluse anche negli atti congressuali. Vale la pena leggere lentamente queste parole per capire a fondo cosa c'è in serbo per l'intera razza umana se non ci opporremo. Cito: abbiamo bisogno di un programma di psicochirurgia per poter controllare politicamente la nostra società. Lo scopo è il controllo concreto della mente. Chiunque dovesse deviare da una data norma può essere mutilato chirurgicamente. L'individuo può pensare che la realtà più importante sia la sua stessa esistenza, ma questo è solo il suo personale punto di vista e manca di prospettiva storica. L'uomo non ha il diritto di sviluppare la propria mente. Questo tipo di orientamento liberale esercita una grande attrattiva. Dobbiamo controllare elettricamente il cervello. Un giorno eserciti e generali verranno controllati tramite la stimolazione elettrica del cervello. Chiusa citazione. Lascio a voi ogni giudizio. Delgado lavorava per la CIA e compiva orrendi esperimenti su animali e persone, finanziati dallo stesso ufficio per le ricerche navali, che ora è coinvolto nel progetto ARP. Nel 1965 il New York Times pubblicò un reportage sugli esperimenti di Delgado, descrivendone gli effetti su un toro. Citiamo: la luce pomeridiana del sole inondava l'alta staccionata di legno del recinto, mentre il toro coraggioso avanzava minacciosamente verso il matador disarmato, uno scienziato che non aveva mai preso parte a una corrida. Ma le corna dell'animale inferocito non raggiunsero mai l'uomo dietro al drappo rosso. Qualche momento prima che ciò potesse succedere, il dottor José Delgado, lo scienziato, premette un pulsante sulla piccola radiotrasmittente che aveva in mano e il toro si fermò di colpo. Poi premette un altro pulsante e il toro obbediente si voltò verso destra e trottò via. Il toro obbediva a comandi indotti da una stimolazione elettrica, segnali radio, di aree specifiche del suo cervello, in cui il giorno prima erano stati impiantati in modo indolore dei cavi sottili. Delgado disse di aver condotto esperimenti simili su esseri umani, ma invece di essere arrestato, ricevette tutte le sovvenzioni che aveva richiesto. L'insider Aldous Huxley, autore del Mondo Nuovo, parlava di persone che venivano manipolate affinché amassero la propria schiavitù. Un altro aspetto del programma di controllo mentale perpetrato da ARP. Qui non stiamo parlando di persone consce che amano consapevolmente la propria condizione servile, ma di corpi umani computer programmati dall'esterno per decodificare la realtà in questo modo. Kevin Warwick, professore di cibernetica presso l'Università di Reading in Inghilterra, ha detto: se una macchina ti trasmette dei segnali che ti rendono completamente felice, allora perché non far parte della matrice? Warwick è noto per essersi fatto inserire dei microchip
e per averne parlato come di una grande idea. Se Warwick è un esempio di quello che ti possono fare i chip, allora mi sa proprio che ci rinuncio. Preferisco la mia anima a un microchip o a qualunque altra cosa possa suggerire quel ridicolo accademico. Ai tempi di Delgado, un altro personaggione al servizio della CIA era il dottor Ivor Browning. Costui inserì un ricevitore radio nell'ipotalamo, il centro del piacere di un asino. Dall'esterno guidò l'asino facendolo salire e scendere da una montagna, stimolando nel centro del piacere quando prendeva la strada giusta e interrompendo la stimolazione ogni volta che sbagliava. Quando la sensazione di piacere terminava, l'asino cambiava direzione, fino a quando la sensazione tornava. È questo il piano ideato anche per gli esseri umani, e al centro di tutto vi è ARP. Anche il passaggio alle trasmissioni digitali è finalizzato al controllo delle percezioni di massa. Lo scopo consiste nell'hackerare il processo di decodificazione a livello digitale della realtà, più vicino alla realtà olografica rispetto alle forme d'onda. Un altro modo per introdursi consiste nell'utilizzo delle onde ad altissima frequenza o UHF che possono accedere alla percezione passando per la mente subconscia. Passare al digitale significa liberare questa banda di frequenze. Anche il Dipartimento della Difesa americano sta perseguendo questo genere di tecnologia sotto il nome di Silent Sound Spread Spectrum o SSSS, una tecnica di diffusione silenziosa del suono che emette onde elettromagnetiche al di fuori del nostro range uditivo. Ed è assai probabile che insieme alle altre tecnologie che ho descritto stia pianificando l'utilizzo del digitale come sistema di trasmissione. Griglia intelligente uguale griglia mentale. Si tratta dell'intenzione già presentata al pubblico di installare una griglia globale che possa fornire alle case elettricità e informazioni. I sostenitori di quest'idea, nel loro gergo orwelliano, la descrivono come una rete di energia digitalizzata e intelligente che distribuisce elettricità in modo ottimale dalla sorgente al consumatore e che integra informazioni, telecomunicazioni e tecnologia energetica con il sistema elettrico esistente. Esiste anche Homeplug, un marchio correlato, noto come la Lega dell'elettricità, o meglio cartello, che distribuisce nelle case internet video HD, musica digitale e altre applicazioni, in altre parole informazioni. Qui di seguito vi elenco il tipo di ciarpame che va fortissimo tra i clienti, destinato alle griglie intelligenti, e poi vi spiegherò il vero motivo per cui è stata introdotta questa tecnologia. Incremento nell'utilizzo di informazioni digitali e strumentazione di controllo per migliorare l'affidabilità, la sicurezza e l'efficienza della griglia elettrica. Ottimizzazione dinamica di operazioni e risorse della griglia in totale sicurezza cibernetica. Sviluppo e integrazione nella produzione e distribuzione delle risorse, incluse quelle rinnovabili. Sviluppo e incorporamento della domanda-risposta e delle risorse energeticamente efficienti, sviluppo di tecnologie intelligenti in tempo reale, automatizzate, interattive e che ottimizzano le operazioni materiali di elettrodomestici e dispositivi dei consumatori, per misurare i dati concernenti l'operatività della griglia e delle sue condizioni, oltre che la distribuzione dell'automazione. Integrazione di elettrodomestici e dispositivi intelligenti, distribuzione e integrazione di tecnologie avanzate per la riserva di energia elettrica e il contenimento dei consumi, inclusi i veicoli elettrici ibridi e quelli a presa elettrica, oltre ai dispositivi per l'aria condizionata ad accumulo termico. Informazioni tempestive e altre opzioni di controllo destinate al consumatore, sviluppo di livelli standard per l'intercomunicabilità e l'intercompatibilità tra le applicazioni e le attrezzature collegate alla griglia elettrica, incluse le infrastrutture al servizio della stessa. E per ultimo, identificazione e riduzione di eventuali impedimenti illogici o irrilevanti all'adozione dei servizi, delle pratiche e delle tecnologie della griglia intelligente.
santo cielo, ma questo è il linguaggio orwelliano in piena regola. Questi individui parlano persino come robot. Notate l'ultimo punto: identificazione e riduzione di eventuali impedimenti illogici o irrilevanti all'adozione dei servizi, delle pratiche e delle tecnologie della griglia intelligente. Tradotto dall'orwelliano significa: identificare qualunque cosa o chiunque possa ostacolare o non accettare quello che intendiamo imporre e prendere i necessari provvedimenti per affrontare la situazione, poiché avrete ciò che vogliamo, che vi piaccia o meno. Ma noi non dovremmo avere ciò che costoro vogliono, a nessun prezzo, iniziando da questo istante. Essi vorrebbero installare queste griglie in ogni paese e connetterle l'una all'altra per poter formare una griglia globale. I sistemi elettrici possono veicolare informazioni e le griglie sono pensate per controllare la vostra mente nelle vostre stesse case, impiegando l'elettricità e l'elettromagnetismo per inviare informazioni al vostro cervello. Le nuove lampadine a basso consumo, che vengono man mano imposte per legge in tutto il mondo, fanno parte di questo sistema. Sono lampadine progettate per trasmettere informazioni. Hanno persino la forma di trasmittenti. Figura 293. Folle? Beh, aspettate un attimo. Il dottor Robert Beck, esperto di ingegneria nucleare, e il dottor Michael Persinger dell'Università Laurentiana del Canada, esperto di radiazioni ELF, pubblicarono un documento di ricerca scientifica che prendeva in esame il potenziale del controllo mentale elettromagnetico. A una conferenza della Psychotronics Association, associazione psicotronica, il dottor Beck disse che soggetti umani esposti a determinati schemi di un campo ELF avevano riferito sensazioni di disagio, depressione e inquietudine. Disse anche di aver misurato il Woodpecker Signal, scoprendo che agiva a tutta forza proprio nella gamma dell'attività psichica umana, e aggiunse: il segnale permeava le griglie elettriche degli Stati Uniti, veniva raccolto dalle linee elettriche, si diffondeva nuovamente ed entrava nelle case attraverso i circuiti di illuminazione. Il dottor Beck fece queste affermazioni nel 1979 e ora ci dicono di accettare le griglie intelligenti che ci inonderanno di messaggi subliminali ancora più potenti di quelli del Woodpecker. Perché questo sistema elettrico e di telecomunicazioni è pensato specificamente per tale scopo, fino all'ultima lampadina trasmittente a basso consumo. Accenture, un'azienda globale di consulenza direzionale e servizi tecnologici, è fortemente implicata nella diffusione della griglia intelligente. Mark Spellman, direttore delle strategie della Accenture, ha affermato che le griglie intelligenti sono l'internet energetico del futuro. Infatti, le griglie intelligenti sono un'altra forma di informazioni via internet wireless, dirette alla manipolazione e alla programmazione della percezione umana. Tuttora, al giorno d'oggi, 2022, continuiamo ad avere prove dirette da DARPA & Co. sullo sviluppo e pubblicazione dell'utilizzo per le città del futuro intelligenti proprio della griglia intelligente. La menzogna del cambiamento climatico viene usata ancora una volta per giustificare la schiavizzazione umana tramite le lampadine trasmittenti e la griglia intelligente energeticamente efficiente. Inoltre, questo sistema consente alle autorità di monitorare il vostro consumo energetico istante dopo istante e diminuire o spegnere il vostro riscaldamento a loro piacimento. Il Pacific Northwest National Laboratory, laboratorio nazionale del nord-ovest del Pacifico, di proprietà del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti, descrive come potrebbe funzionare questa tecnologia. Citiamo: l'unità di controllo è essenzialmente un semplice chip di computer che può essere installato in normali elettrodomestici di casa, come lavastoviglie, lavatrici, asciugatori, frigoriferi, condizionatori e scaldabagni. Il chip rileva eventuali guasti nella griglia e disattiva gli elettrodomestici per pochi secondi o minuti, permettendo alla griglia di stabilizzarsi. Le unità di controllo possono anche essere programmate per ritardare la riaccensione degli elettrodomestici o consentirne il riavvio individuale e non simultaneo, in modo da facilitare il ripristino della corrente dopo un'interruzione. La vostra vita verrebbe totalmente controllata a distanza da sistemi computerizzati programmati tramite segnali wireless che inonderebbero costantemente di radiazioni le vostre case e i vostri luoghi di lavoro. Questo sistema, quando pienamente operativo,
sarebbe in grado di monitorare tutto ciò che le persone fanno a casa propria. In California sono in via di installazione i cosiddetti contatori intelligenti, che hanno già dato alito a forti polemiche. Molti prendono fuoco e le persone soffrono di strani malesseri a causa delle radiazioni che emettono. Intense vertigini, nausea, sintomi parainfluenzali, problemi di memoria e insonnia. I contatori intelligenti trasmettono alla corrente elettrica informazioni wireless sotto forma di impulsi elettromagnetici ed è questo che causa i vari malesseri. Si suppone che le griglie intelligenti facciano risparmiare energia e permettano di tagliare i costi dell'elettricità, ma quando una stazione televisiva californiana le verificò paragonandole al vecchio sistema, si scoprì che era esattamente l'opposto. L'esperienza personale dimostra che le bollette in realtà stanno aumentando e leggendo la legislazione governativa scritta in piccoli caratteri, si scopre che è la gente e non le aziende elettriche a pagare il conto per l'installazione. Negli Stati Uniti le griglie intelligenti vengono imposte a un ritmo incalzante sulla scia dei miliardi di dollari in finanziamenti e premi che facevano parte del pacchetto di incentivi di Obama dopo la sua ascesa al potere nel 2009, e a essere implicati sono tutti i principali protagonisti degli illuminati come IBM, GE e Siemens. Mentre scrivo, il numero di contatori intelligenti che finora sono stati installati nelle case americane ha raggiunto i 10 milioni e si sta pianificando di piazzarne più di 50 milioni entro il 2012. Verranno introdotti anche in Gran Bretagna e in tutta l'Europa, e molti australiani stanno reagendo con grande ostilità a questa imposizione. Il piano prevede di collegare tutti i paesi del mondo alla griglia intelligente globale. Il denaro non è un problema, dal momento che questo è uno dei programmi più importanti nell'ambito della cospirazione globale. La griglia intelligente è un sistema di comunicazione a doppio senso che trasmette informazioni alla mente della popolazione e segue dettagliatamente la vita quotidiana di ciascuno. Alle persone che rifiutano di aderire viene sospesa l'erogazione del servizio. Questo significa che in pratica il sistema delle griglie e dei contatori intelligenti è obbligatorio, così come le lampadine a basso consumo energetico. Fanno entrambi parte dello stesso programma. Infatti, mentre le aziende elettriche sostengono che in America l'opzione per non ricevere i contatori intelligenti non esiste, la legge dice il contrario. Come ha scritto un autore, nessuno può essere obbligato ad acconsentire a un contratto segreto tra aziende private al quale il cittadino non potrà mai partecipare e di cui non sa nulla. L'Unione Europea punta ad avere, entro il 2020, l'80% delle abitazioni connesse al sistema. Jerry Day, un esperto di media ed elettronica di Burbank in California, ha espresso i suoi dubbi sui contatori intelligenti. Riportiamo i suoi punti. 1. Identificano ogni dispositivo elettrico presente in casa durante il suo funzionamento, invadendo così la privacy. 2. Monitorano le attività e le occupazioni delle famiglie, violandone i diritti e la sicurezza domestica. 3. Trasmettono segnali radio intercettabili da soggetti non autorizzati o sconosciuti. Questi segnali possono essere usati per monitorare comportamenti e attività ed essere utilizzati da delinquenti per favorire azioni illegali e criminose nei confronti di chi occupa l'abitazione. 4. I dati sulle abitudini e le attività giornaliere degli inquilini possono venire accumulati, registrati e memorizzati in database permanenti, accessibili a terze parti non autorizzate o invogliate a conoscere e a condividere i dati privati. 5. Le persone che hanno accesso ai database dei contatori intelligenti possono riesaminare una registrazione permanente delle attività familiari completa di parametri mensili e giornalieri e ricavare così una prospettiva altamente invasiva e dettagliata delle vite degli abitanti della casa. 6. Questi database possono essere condivisi o cadere nelle mani di criminali, ricattatori, ufficiali giudiziari, pirati informatici di trasmissioni wireless, impiegati di aziende elettriche e altri soggetti non identificati che potrebbero agire contro gli abitanti della casa, messi sotto sorveglianza mediante i contatori. 7. I contatori intelligenti sono per definizione dei dispositivi di sorveglianza che violano le leggi federali e statali sulle intercettazioni, poiché registrano e immagazzinano database di attività e comportamenti privati e personali senza il consenso o la cognizione delle persone monitorate.
Per ultimo, 8. Per fare un esempio, è possibile che soggetti distinti e non autorizzati attraverso l'analisi di taluni dati dei contatori intelligenti riescano a determinare le condizioni mediche, le attività sessuali, la posizione fisica delle persone all'interno della casa, gli schemi delle camere libere, le informazioni personali e le abitudini degli occupanti. Inserite su YouTube Smart Meters Jerry Day e vedrete il suo video. La polizia sta già emettendo mandati di comparizione dopo aver riscontrato un aumento nei consumi di energia elettrica da parte di persone sospettate di coltivare marijuana nelle loro case. Se per qualche ragione il vostro consumo di elettricità dovesse aumentare molto, potreste dover subire un'irruzione dalla polizia. E in certi frangenti, se la marijuana non viene trovata, una volta entrati in casa i poliziotti possono accusarvi di altri reati. Un resoconto della Associated Press, pubblicato nel luglio del 2011, era fondamentalmente collegato a queste tematiche. L'agenzia di informazioni per la stampa rivelava che negli Stati Uniti era stato pianificato un esperimento durato un anno per dare inizio a un vero e proprio smantellamento della rete elettrica nazionale, interrompere il vecchio per rimpiazzarlo con il nuovo. La rete attuale ha sempre funzionato sulla stessa frequenza in tutto il paese, in modo che l'energia prodotta da una metà della nazione possa alimentare l'altra in caso di necessità. Secondo il resoconto dell'Associated Press, la Federal Energy Regulatory Commission, Commissione federale per la regolamentazione dell'energia, aveva intenzione di suddividere la rete per farla funzionare su frequenze differenti, e a quel punto non sarebbe più una rete. Ciò potrebbe influire sui semafori, sui sistemi di sicurezza e su alcuni computer, e far sì che orologi e altri elettrodomestici che funzionano ad elettricità, ad esempio le macchine per il caffè, siano avanti di 20 minuti. Demetrios Matsakis, capo del Dipartimento del Tempo presso l'Osservatorio Navale Americano, ha affermato: «Molte persone stanno per ritrovarsi in casa diversi oggetti non più funzionanti e non sapranno il perché». La Commissione federale per la regolamentazione dell'energia sostiene che tale assurdità è stata fatta per rendere la rete ormai inesistente più affidabile. Una bugia bella e buona. Quando si assiste alla realizzazione di qualcosa di così insensato e contro ogni logica, subito si capisce che si tratta del programma delle stirpi. Il progetto ARP, le griglie intelligenti, le lampadine trasmittenti a basso consumo e la tecnologia delle telecomunicazioni con le relative antenne, ripetitori per telefonia mobile, fanno tutti parte di una vasta rete globale che intende trasformare gli esseri umani in zombie dalla mente controllata che amano la propria schiavitù. Figura 294. Il sistema Gwen in America e il sistema Tetra nel Regno Unito e in altri paesi fanno parte di questa rete. Le torri di comunicazione Gwen, acronimo di Ground Wave Emergency Network, rete di emergenza a onde di superficie, sono apparse in tutta l'America agli inizi degli anni 80 sotto il controllo della US Air Force, l'aeronautica militare degli Stati Uniti. Gwen è una rete di torri alte circa 100 metri e dislocate a più di 300 km l'una dall'altra. La storia di copertura racconta che Gwen è un sistema di comunicazione di emergenza e di supporto in caso di guerra nucleare. Stupidaggini. Le torri fanno parte del piano per il controllo mentale ideato allo scopo di disconnetterci ulteriormente dalla più ampia realtà. Le frequenze trasmesse dalle torri Gwen non si irradiano nell'atmosfera, ma circondano e penetrano il terreno in modo che nessuno possa sfuggire alle loro emissioni. Il sistema Gwen è stato pianificato per comunicare con i microchip impiantati negli esseri umani. E per essere più precisi al giorno d'oggi, parliamo di Intrabody Network, Internet dei corpi, e l'Internet of Brain, del cervello. Milioni di americani vivono già dentro le onde elettromagnetiche del sistema Gwen, e presto sarà così per tutti. Ormai è risaputo che le persone sono molto più facilmente controllabili mentalmente se vengono influenzate da campi elettromagnetici generati tecnologicamente. Robert O. Becker, due volte candidato al premio Nobel per la sua competenza nell'ambito degli effetti biologici dell'elettromagnetismo, ha scritto, cito: «Gwen, in combinazione con la risonanza ciclotronica, è un sistema superbo
per indurre alterazioni comportamentali nella popolazione civile. La forza media del campo magnetico varia da un punto all'altro degli Stati Uniti. Quindi, se si volesse far risuonare uno specifico ione in un essere vivente di una specifica località, occorrerebbe una frequenza specifica per quel punto. La spaziatura di 300 km fra le trasmittenti Gwen dislocate in tutti gli Stati Uniti consentirebbe di personalizzare tali frequenze specifiche in base alla forza del campo geomagnetico di ciascuna area. È tutto accuratamente pianificato. Tramite Gwen è anche possibile manipolare le condizioni atmosferiche. Qui in Gran Bretagna abbiamo Tetra, Terrestrial Trunk Radio, un sistema di radiocomunicazione a concentrazione di canali. Secondo la versione ufficiale, Tetra è semplicemente un nuovo sistema di comunicazione per la polizia e altri servizi di emergenza. Il sistema Tetra fu introdotto, senza che ce ne fosse alcun bisogno, dall'allora primo ministro mutaforma Tony Blair, e la sua vera finalità è il controllo mentale di massa. La tecnologia che impiega è simile al PCS digitale o Personal Communication System, sistemi di comunicazione personale, utilizzato in America. Il British Home Office, Ministero degli Interni britannico, assegnò l'appalto del Tetra a un consorzio che fa capo alla British Telecom e fu venduto alla 02 e alla sua affiliata MM02. Anche Motorola, il gigante americano delle telecomunicazioni, è coinvolto nella produzione di un importante componente del sistema Tetra. E parliamo di una società che ha forti legami con l'Agenzia per la Sicurezza Nazionale, NSA. Un documento interno dell'Unione Europea ha rivelato che Motorola giocò un ruolo fondamentale nella definizione dello standard europeo del sistema Tetra in collaborazione con la NSA, così da garantire al governo americano che le reti Tetra potessero essere facilmente intercettate. Ma c'è dell'altro. Lo scopo è collegare tutte queste tecnologie a una sola rete globale. Anche il sistema Tetra opera su frequenze simili a quelle dell'attività cerebrale umana. Ovunque si guardi è sempre la stessa storia, perché tutto ciò viene introdotto per la solita ragione: il controllo della mente e delle emozioni umane. Le persone che vivono in prossimità delle antenne Tetra o Gwen soffrono di varie patologie, mal di testa, depressione e le usuali conseguenze associate a queste tecnologie. Il progetto ARP è anche in grado di incrementare l'effetto dei veleni e delle sostanze chimiche presenti nel corpo umano da un livello relativamente inoffensivo a uno addirittura letale. In base al procedimento chiamato risonanza ciclotronica, un'influenza elettromagnetica può aumentare la forza di sostanze chimiche fino a un migliaio di volte. Le sostanze chimiche contenute nei cibi cumulativamente sono dannose, ma se vengono ulteriormente eccitate dal campo elettromagnetico prodotto da ARP o da altre fonti possono diventare dei veleni mortali. ARP e le tecnologie correlate possono disturbare il ritmo cardiaco del corpo, il ciclo delle 24 ore, dei processi fisiologici di tutti gli esseri viventi, incluse piante, animali, funghi e cianobatteri. Questi processi impongono gli schemi del sonno e della nutrizione agli esseri umani e agli animali e influiscono sull'attività delle onde cerebrali, sulla produzione di ormoni, la rigenerazione cellulare e altre funzioni biologiche. La sindrome da jet lag è un disturbo del ritmo circadiano e una delle sue cause è l'effetto della radiazione elettromagnetica ad alta quota. Quando si inizia a creare un guazzabuglio con i campi elettromagnetici, specialmente nella gamma di attività del cervello umano e del naturale equilibrio energetico del pianeta, le conseguenze che ne derivano sono molte. L'ossessione dell'elite occulta e chi vi è dietro per la tecnologia di cui abbiamo parlato è molto evidente e noi dobbiamo urgentemente affrontare ciò che sta accadendo prima che sia troppo tardi. Come il progetto ARP, anche il Large Hadron Collider, grande collisore di adroni, costruito dalla European Organization for Nuclear Research, o CERN, è connesso alla rete globale che manipola il nostro pianeta e la nostra realtà. È il più grande e potente acceleratore di particelle al mondo e consiste in un tunnel sotterraneo lungo 27 km al confine tra la Francia e la Svizzera. Viene descritto come un frantumatore di atomi che provoca la collisione delle particelle e contiene più di 1000 magneti cilindrici uniti tra loro alle estremità. Il collisore, operativo dal 2008, ha battuto ogni record nella creazione di fasci di particelle, ma raggiungerà la piena funzionalità solo nel 2014.
Il progetto ha coinvolto 10.000 scienziati da tutto il mondo, ma gli Stati Uniti, tra parentesi Rothschild, hanno dato il maggior contributo. La motivazione ufficiale del CERN per giustificare la costruzione di questo collisore, costato miliardi, ma qui non si bada a spese, è scoprire cosa accadde al tempo del Big Bang. Tra parentesi, non ce n'è mai stato uno, è ora che vi togliate dai piedi, ragazzi, e di comprendere le più profonde leggi della natura, ma questa è solo la storia di copertura. Il CERN afferma di voler creare e accelerare fasce di particelle fino a 7 miliardi di volt, il cui potenziale impatto è piuttosto ovvio. Nel mondo esistono altri collisori dei quali non sappiamo nulla, così come ARP, anche il CERN, è un altro progetto internazionale, ma in questo caso ufficiale. Il CERN impiega migliaia di scienziati di 113 nazionalità diverse, provenienti da oltre 600 università, e coinvolge 20 paesi membri. Il World Wide Web è nato dalle ricerche condotte al CERN. Il più significativo contributo al CERN e al grande collisore di Adroni è venuto dagli scienziati israeliani. Questo fatto è stato riconosciuto dal ministro della scienza e della tecnologia israeliano, il professor Daniel Hershkovitz, che ha affermato: la scienza israeliana ha ricevuto un ulteriore apprezzamento internazionale per il notevole contributo alla ricerca in generale e nello specifico per il progetto CERN, chiusa citazione. Sta succedendo qualcosa di veramente importante là, e non ha nulla a che fare con il Big Bang, e non è neppure niente di buono per l'umanità. Solo per adesso ci possiamo fermare qui, ci vediamo nella prossima parte con il capitolo 12, il depopolamento.